Aiuto, sto inciampando per scappare. Che ti tiri sui pantaloni? No, non premere là, spengi tutto, Matti. Mattia! Non ci vedo più! Buongiorno, finalmente riesco a parlare. Fino ad adesso avete visto solo immagini perché ero un po' in coma. Che fai questo aiuto? Chissà che deve fare. Aiuto! Oddio, Nello sta per andare al lavoro, io mi sono fatta una treccia a caso, dopo mi sistemo. Che oggi è una giornata bellissima perché arriva la zia! Viene la zia oggi! Papino si sta preparando. Ieri abbiamo messo un video tutti e due, io ho messo un vlog che ho visto che vi è piaciuto tantissimo, che mi lasciate sempre tanti commenti, è vero? E poi Nello invece ha messo un altro video che riguarda una cosa brutta, la cellulite. Comunque vi lascio il canale di Nello qua sotto come sempre. Mattia, metti la mano davanti, non si può vedere. Aiuto. Quindi il canale di Nello qua sotto. Matti, come facciamo? Andiamo a salutare papà. Andiamo a salutare papà. E poi vi lascio anche il link del video diretto per la cellulite, che poi tra l'altro ha girato anche il seguito, la seconda parte, ma quella ad oggi che sto girando il video la devo ancora montare e caricare, quindi non appena sarà. Mattia, per favore. Quindi nel caso che quando sarà online questo vlog che state vedendo, ci sarà anche la seconda parte, ve le lascio tutte e due, perché insomma era un argomento complesso. E poi che vi volevo dire? Niente, sono tutta da sistemare, sono ovviamente ancora in pigiama e ora appena papi va via mi metto a sistemare tutto questo macello che c'è per terra. E poi ieri sera non ho avuto voglia di rassettare qua i giochi e quindi lo devo fare stamani. Poi devo dare una pulita molto basic alla casa e poi forse uscire per andare a prendere tipo pane schiacciata più che altro per lo schiacciatino là. E poi aspettiamo la zia. Ciao. Ciao. Il mio youtuber preferito. Ciao Nanolo. Ciao Babi. Apri la porta. Chiudite. Chiudite. Stai attento però. Ciao Morino. Ciao amore. Chiudi. Stai attento. Ok, la cucina l'ho sistemata per adesso, dico così perché stamattina non ho voglia di fare niente. Quindi quando non ho voglia di fare nulla, come faccio? Trucchetto per fare le cose in casa quando non hai voglia, cioè trucchetto, come mi faccio io coraggio, ovvero cioè non ho voglia di fare le cose e ne devo fare anche tante, ma sono cose banali che cioè tutti si deve fare, cioè si deve rifare il letto tutti, si deve ripiegare i vestiti tutti, si deve sistemare la cucina tutti.
mi sono rifatta da una stanza. La prima, ho detto, mi metto qua in cucina, mi metto un video che mi fa compagnia e faccio tutto quello che devo fare concentrata su una cosa. Ora adesso passo in camera dal letto o a truccarmi, quindi prima a lavare i denti, lavare il viso e a truccarmi. Il problema è che Mattia mi corre dietro, quindi non lo so, cioè truccarmi, volevo dare un po' una parvenza di umanità. E ora però vi spengo un attimo, e perché sennò lui mi segue con la fotocamera. E avete visto che ho messo a fare la tisana e stamattina abbiamo preso il tè, e però lo so che è passato tipo un'ora dalla colazione, ma io subito a prima mattina, cioè devo bere tanto, mi fa proprio bene, le tisane mi aiutano tanto, cioè quando mangio bene bevo anche le tisane, per me cioè è veramente top. Tipo ieri che anche mi sono allenata, cioè ho fatto proprio tanta pipì, infatti stamattina ero un po' meno di peso, più sgonfia, cioè ma mi sento proprio l'organismo meglio, più purificato, più forte. E io mi metto la mia bottiglia d'acqua con un laccino intorno, così so che è la mia, e questa è da 1,5 litri, so che minimo questa la devo bere, più anche altro, tipo ieri ho bevuto 2,5 litri di acqua, sicuramente. Basta, non vedo l'ora che arrivi Enza, cioè, sono troppo contenta perché poi lei è stata in vacanza e quindi non abbiamo avuto modo poi di vederci, e ora niente, vado a rifare il letto e a sistemarmi. Ho pulito anche il bagno e mi sono anche truccata, ora mi manca da rifare il letto e poi se riesco vado anche fuori un attimino a comprare due cose con Mattia prima che arriva Enza, perché poi dopo quando arriva Enza sicuramente Mattia vorrà dormire. E niente, mi sono data una sistemata, ho usato il Creamy Comfort di neve insieme al primer oil Hydra Touch di NYX e poi un pochettino di cipria, sempre quella di neve, e niente, poi un po' di blush, scaldato un po' il viso, mascara e stop, e niente, mi metto a rifare il letto. Rieccomi. Allora, ora sto mettendo le scarpe a Matti, poi me le metto anche per me, sto appunto uscendo, arrivo un secondo alla Coop, volevo andare a piedi a un altro supermercato, ma se vado a piedi al supermercato poi Mattia quando arriviamo là non ci vuole più stare nel passeggino, ed essendo da sola cioè, non posso stare, cioè, col passeggino, con la spesa, con Mattia è un casino, quindi vado con la macchina senza passeggino, andiamo a piedi, così poi dopo a Mattia lo metto nel carrello, anche se devo prendere giusto due cose in croce, però così lui è contento, sta nel carrello e insomma va bene così. Ce la dovrei fare, ecco, Enza dovrebbe essere ancora, cioè dovrebbe arrivare tra una mezz'ora più o meno, e quindi ce la dovrei fare. Non si sa come sono ora sti capelli, che mi sono tolta la treccia, ma vediamo. E volevo dire, Enza, non so se dopo vi racconterà, perché cioè, rido per tipo risata isterica, perché praticamente è successo un casino con il suo ordine di Sephora online, un disastro, un macello, cioè un servizio clienti terribile, la politica alla base oscena, il servizio clienti, aia Matti non si morde mamma, mi fai male, oh, mi fai male. Cioè questo si è tolto il ciuccio per darmi un morsicino. Trovi mamma morbida? È morbida mamma? È una pagnottella morbida mamma? È una pagnottella morbida? È una pagnottella morbida! Andiamo. E cioè, una roba terrificante. Ehi, servono le puppe a mamma. Che fai? Piano. Metti qua. Battici. Capate, botte da Orbi, sei proprio un masculo, sei proprio un masculo, sei proprio un masculo. E mio amore, vabbè, dopo casomai vi raccontiamo, io esco. È arrivata la zia, Mattia non vuole dormire, è andato al sacco della cosa della spesa, e guardate, ha prelevato questa. Non è un po' troppo grande, mamma? Non gliene frega. Eh? Dove stai andando?
Ma tu dovevi dormire, no? A mangiare a Buona! schiacciata. Buona! Amore! Non ti posso baciare, c'è il rossetto, me la posso lavare ora. Io mi sono cambiata, mi sono messa da casa e ho iniziato a preparare da mangiare, anche se è mezzogiorno e si mangerà più dell'una, perché ne ho torno all'una. Bambino finalmente si è addormentato, che gli era preso lo sclero. Ora vi faccio vedere cosa mi ha... Non ti vedono. Ottima apparizione. Allora, Ok, faccio vedere che perfetto. cosa mi ha portato. Ma sono più Vuoto. basso rispetto a Alessia. Infatti a me, tium, vabbè, da questa inquadratura. Spingiamo, se mi metto più avanti sembro più alta. Bene. Due cervelli, Allora, svuota la spesa. Io sono stata anche a fare la spesa, ho preso varie cose, però tra cui l'uva che Mattia ne è andato pazzo. buono. Poi quella senza seme, è Ci comodo. sono dei semini piccolini, però gliela divido a metà e quello Magna. la dura. Meno male, perché insomma, bene, che gli piaccia la frutta. Poi ho comprato varie cose. Comunque, queste sono le cose che mi ha portato lei. Ho portato i pomodorini dell'orto, Una busta. che io adoro. Voi non potete capire questi pomodorini che sapore hanno, o meglio, lo potete capire per chi ha un orto, e il sapore c'è, cioè, 10-0 proprio, non ci sono parole. Poi, dice, che fa vedere, i capperi. Questo è proprio No, te. vabbè, i capperi, cioè, troppo... Wow. Original. Sì, esatto, Fatti sono in casa. siciliani doc, fatti in casa. Sono etichetta attaccata qua. Poi ci attaccherà qualcosa tu. Non so, io non A l'ho usato. me piace il profumo dei capperi. È forte, ma gli dà quello sprint in più Mi devo fare la caponata. ai Che a te però non ti piatti. piace. Ma provalo. Poi sono rimasti due pezzi proprio top. Sono Questo. indecisa perché non so scegliere. Allora, Però non ti sono spappolati. a me piace tutto da mangiare, i dolci, ma aspetta. Panico. No, perché io sono famosa per stare qua presto e poi all'improvviso e brucio tutto. No, non posso. Come si fa? No, non Cosa? si capisce così. Ma sono della signora Maria? La signora Maria, mi sono fatta la foto con la signora Maria. Erice, Trapani. Erice. Erice, Trapani. Cioè, non Senti mi. rumori inquietanti lì dentro. No, io. Questi sono biscotti di pasta di mandorle che io ho provato tanti anni fa, poi ho avuto modo di rimangiarli anche a Palermo, oppure li portava mio suocero quando andava a lavorare in Sicilia. E i biscotti in pasta di mandorla, cioè io sarei capace di prendere sto vassoio, fare Gu e addio. Ta-ta-ta-tan, tan-tan-tan-tan-tan-tan. Bottino Nyx, ho alzato l'ascella, non è depilata, tutto ok. Ho detto che questa ascella è in primo piano, Non no. come certa gente che non alza le ascelle perché poi Infatti, noi Noi rialziamo e non depiliamo. abbiamo paura di alzarle perché siamo depilate. Anzi, aggiungerò la settimana prossima nella seduta di epilazione laser. Ho già chiamato, ho fatto aggiungere anche l'ascella perché sull'inguine, ragazze, cioè, sono sconvolta dai risultati di una seduta. Ovviamente, una seduta non serve a niente se ne fai una e poi dopo non lo rifarei mai più nella No. vita. Però, quindi ho detto, dato che mi trovo a fare questo percorso, faccio uno Stiamo sforzo facendo. economico e tanto una volta lo devo fare, tanto lo voglio fare e faccio ascelle e vene. Comunque, qua ci sono i miei prodotti NYX che mi ha regalato. Due cretine sembriamo. Cioè, secondo me di questo video verrà un video che ci Però dovrei scriveranno tutti. aprirli per farli vedere meglio. Ma puoi farli vedere in un video dove ti trucchi magari? Sì, comunque sono i due Secondo me questo. matte. Questo è bellissimo, l'ho swatchato. Allora, questi li avevo proprio chiesti io, poi ovviamente non vuole soldi e quindi vabbè, quindi sono un regalo, apprezzatissimo. E uno ce l'ha anche lei, l'ha fatto vedere nel suo video haul. Ve lo lascio linkato qua sotto, io per l'appunto l'ho visto proprio ieri. E tra l'altro c'ha una delle due, mi sa che è una di queste che Sì. indossi, è No, che è ora nel nel video. video. No, questa più Buzz Society. Kill, no, Pure Society, eccola No, questa. Society, grazie. Scusate, pure nel video, Pure Society.
Ho cambiato. Io cambio, perché non posso, non posso inventare un po' di inglese? Société Purée, se lo vuoi dire in francese. In francese, in colore pure. E niente, lei nel video indossa questa qua, che è stupenda, gli sta benissimo. Poi con i capelli, tutto bella, con la lavamani. Cioè, stai benissimo. Tipo... No, sono venuti per perfetti anche adesso. E niente, sono due per gli occhi matte. Io avevo preso due metalliche. Tra l'altro sono... Le ho provate tutte e due, credo. Non fanno pieghe. Almeno quelle metalliche, cioè, sì? Non fanno pieghe. Sono... Sì. Io ancora non l'ho provata. Ci sono rimasta bene perché poi il prodotto è molto leggero. L'unica cosa è che hanno lo scovolino un po'... È un bel pistolone. Anche infatti. È un pistolone di scopo. È perché penso che siano vegge. Cioè, queste sono per gli occhi, labbra, per il packaging. Più o meno è il solito, cioè sono vicine. Sì. E queste invece sono le suede matte metalliche. Intanto mescolo io, tu parla. Infatti. Ora pesiamo anche il riso. Accendiamo anche la luce. Il profumo. Ma questo qual è? Questo. Ah, quello tipo misto di verdura. Oggi faccio questo. La martedì vi ho girato la prima ricetta. Quello tipo 3 idee, pranzo, cena, mangiare sano con gusto, versione autunnale. Una ve l'ho pubblicata in estate. Ora pian piano sto girando. Oggi non sto filmando perché più o meno si somiglia come ricetta. Comunque oggi faremo questo, che in teoria è per 2 persone. Poi metterò del riso. Ora vi faccio vedere. Noi invece siamo 3 e mezzo. Voglio mettere... questo long and wild. Wow. Metto questo qua di... Aspetta, mi ha preso troppo a ridere. Perché? Cancelliamo. Perché? Buono long and wild. Lungo e selvaggio. Da. Madonna. Oh, ma scusate però, pure quello ci vuole. Come tagliare? Come si fa? Possiamo tagliare. Comunque questi capelli veramente te li ha lasciati proprio lunghi. Aspetta, fammeli vedere così, poi dopo me li vedo. Vediamo, no? Si vedono? Si è tagliata i capelli, ma la parrucchiera è stata, no, brava, di più, le ha fatto un taglio, cioè, stupendo, perché... La sorella della lei parrucchiera... Lei, l'altra volta, me lo ricordo benissimo, quando siamo viste l'altra volta che sei venuta dopo l'esame, no, ma... aveva i capelli praticamente lunghi così, è come se la testa, talmente erano pesanti, perché poi lei, come me, ne ha tanti, io ne sto perdendo troppi, che non ne posso più... Vabbè, metto okay. Questo. Il viso, l'olio. Metto questo e. E ci ho mangiato. Poi che ci metto insieme? Ah, i fagioli. Fagioli li ripasso col chili. E uso questo. Chili con carne seasoning mix. Che ha preso Nello al Lidl e io adoro a volte condirci, metti a fuoco te, aspetta. No, perché piglia i volti, se ci sono i volti, niente. E quindi niente. Ho visto l'altra volta nel video con Nello sta cosa, il video che hai fatto con Nello dello spacchettamento. Vi linkiamo tutti anche i video. Sì, tutti. Sì, pancake per tutti. Video Google. Farina. Mamma mia, quanti chili. Basta, ci metto questo che è troppo buono. Il passato è pronto e ora riso, fagioli, cannellini ripassati con la cipolla di Tropea. Ora ci aggiungo pomodoro e questo. Avete una leggenda? È gigante. È una 5. Ma è gigante. La 5 è così. Cioè, il quadernino è più piccolo. Perché forse dentro risulta... Per la 5. Stupendo, è oro rosa. È troppo bello. C'è pure il dentro oro rosa. È della marca Dorayaki. No, che Dorayaki. Dorayaki. Che questa cosa, per metterci le graffette, le cose. Ma questo usciva dentro... Dentro qua. Poi penso farai un video. Sì, poi ci faccio il video e faccio vedere tutto. E loro mi hanno mandato queste, non altro. Che carini. Infatti ho detto, quando sono arrivate? Ma quanta la confezione, che bella. Molto. Qua ci sono pure questi. Non ho ancora la dovana. Ma la faccia dell'omaggio. Ma la dovana? No. Perché ho ricevuto io il pacco e io non ho pagato niente. Perché io non c'ero. E quindi lei mi fa da... Come si chiama? Da casella postale. Però niente,
comunque non è brutta, non sono più brutta. Morbidosa, tocco? Vabbè, poi carini, cioè, un'agenda... In omaggio. Vedi che è questo beige che sembra rosato, nei punti sembra rosa, per questo mi sembrava rosino. Ma c'è anche rosa. Vedi? Sul sito. Guarda, sembra un rosino o un beigeolino. Questo è più piccolo, è personal. Carino anche questo dentro, perché così. E quella dove l'ho buttata, che non c'è messa un po' di differenza. La mamma e la figlia. E ora? E ora? L'ultimo pacco di Sephora che vedrete sui nostri canali, credo. Sul mio sicuro. Cioè, 100%. A lei, cioè, non mi ricordo neanche prima che cosa abbiamo detto, cosa ho accennato, perché io poi mentre ascoltate il tuo messaggio sono rimasta talmente tanto male. No, a parte gli io scherzi, raga. Io ho urlato come una pazza stamattina. Sì, a parte gli scherzi, cioè, a un certo punto iniziano a diventare, cioè, cose idioti. Non solo folli, però uno non ne può più di essere trattato male. E poi vabbè, lei penso che racconterà tutto. Però comunque, cioè, per dargli praticamente il rimborso, io non mi ricordo se ve l'ho detto, comunque, perché qualcosa avevo detto, poi dovevo uscire con Mattia, mi sono persa, non mi ricordo, praticamente dice, le diamo, cioè c'è scritto che devono dare il rimborso, le volevano dare il buono da spendere sul sito, un buono di 9 euro. No. 10,90€. 10,90€. Ora uno, se mi dà il buono sul sito, mi obbliga a comprare di nuovo sul sito, cosa che non esiste mai più per me. Poi ci devi pagare spese di spedizione, sì, perché se spendi 10,90€, compri un prodotto da 10,90€, ci devi obbligatoriamente pagare. Se no devi fare un ordine uccello. Più grande. Devi fare un ordine più grande. Io vado a girare la io roba. Io ho urlato con quella tizia, io avevo fatto un ordinino perché volevo questo. Questo qui, poi ve lo faccio vedere meglio sul mio canale. Devo fare un video. Infatti una ragazza mi ha chiesto anche informazioni su Instagram in privato, poi le scrivo, perché io ancora non avevo visto le cose. E praticamente hanno fatto questa matita in formato più piccolo rispetto a quella che inviarono alle youtuber e blogger, tra cui anche Alessia, che ora non c'è. E dentro ci sono tutti i correttori nuovi, però in formato mini. Dopo ve li farò vedere tutti. E in più avevo preso due maschere, perché insomma un occhio, un viso, perché mi piacciono tantissimo. E poi vabbè, ci sono i campioncini, tutto, anche questo, come vedete, tutto inviato senza carta mille bolle, ovviamente, perché loro inviano così, così. Questo è il pacco che mi hanno sopra. Ma finché una roba così, anche se sbatte non si rompe, ci posso stare. Ma una palette di Huda Beauty, no. Insomma, poi vi racconterò tutto per bene, ma stamattina ho avuto l'ultimo incontro ravvicinato al telefono con la signorina del call center a pagamento, dove ho urlato come una pazza perché mi ha pure detto di calmarmi, e lì proprio sono andata in escandescenza. Comunque ancora non si vede la fine di questa vicenda, vedremo quando e se mi ritornerà la palette. E niente, comunque vi farò sapere, fatemi sapere anche voi insomma come è andata la situation qui sul mio canale eccetera. E niente ragazzi, mi sento sola, torno. Che stai facendo? Insta story. Riprendiamo il piatto di Nello che è più bello. Tada, risultato finale. Oggi è pesante sto bambino, sempre non avevo lavato. Qualcosa. Sì, guarda che cosa visto. Stai tramando? E uno e due. Ecco, il suo affare che deve fare la mamma. Gli piace l'obiettivo? Ti prendo. Il carabinieri guarda. Ciao ragazze, eccomi, Mattia finalmente dorme, sono le 5 e passate a sto punto, perché sì, 5 e 23, direi che sono molto passate le 5. Si è addormentato tardissimo perché stamattina si è svegliato più tardi, ha fatto il pisolino tardi e stamani insomma una tragedia tra virgolette, cioè ovviamente niente tragedia, però orari un po' sballati e spostati. Spero che non faccia come ieri che si era svegliato alle 6:30 e come avevo fatto vedere anche sulle storie di Instagram, non...
Cioè, praticamente è andata a letto alle 11 e mezza ieri sera, perché comunque si era svegliata alle 6 e mezza e il bambino non ne voleva sapere di dormire fondamentalmente. Mi si sono spezzate due unghie e quindi mi sono limata prima tutte le unghie perché non le sopportavo di dimensioni diverse. Scusate la voce, ma sono ancora un po' malaticcia. Enza purtroppo è andata via e... è sempre un dispiacere perché vorrei averla, cioè, come vicina di casa. Mi dispiace che insomma possiamo vederci però non quanto vorremmo e niente, però è stata una bellissima giornata come sempre e come tutte le belle giornate il tempo vola più non posso. In realtà volevo approfittare del fatto che Mattia dormiva per farmi la doccia, visto che comunque non mi devo fare i capelli, devo solo fare addosso e ho sbagliato a prendere sti cavolo di dischetti perché in combo con questo acetone qua, sto solvente, fa una mazza, mi sto scorticando per togliere sto smalto. E niente, ora vediamo quanto continuerò con questo vlog, perché secondo me è già venuto abbastanza lunghetto e quindi ci sta anche che tra poco vi saluti. Ora vediamo un attimo anche quanta memoria mi è rimasta nella schedina e vediamo un attimo. Ah, ho sentito un rumore, ma era l'acqua, la bottiglia dell'acqua che era tipo scoppiata. Anzi, ora mi vado a fare anche un'altra tisanina, così almeno mi coccolo tra virgolette un pochettino. E se non riesco a farmi la doccia ora, cosa che non penso proprio, perché appunto Mattia sta già dormendo da una ventina di minuti e cioè, quanto potrà mai dormire? Un'altra mezz'ora? Tempo che faccio asciugare lo smalto? Lo so che avrebbe avuto più senso andare a fare la doccia, ma la doccia volendomela mi trovo meglio a farla anche magari a fine giornata, proprio completamente, dopo cena, completamente? Boh, non si sa cosa dico, dopo cena, ecco. Il pranzo è venuto ottimo e niente, che dirvi più? Niente, spero che comunque vi abbia fatto piacere stare in nostra compagnia oggi. Intanto mi avete scritto su Instagram, dice Ale stai vloggando? Sì, vlog insieme. Sì, abbiamo insomma girato qualcosina che avete già visto ovviamente, io non mi ricordo manco più perché il bello dei vlog è che poi ti accendi, fai vari spezzettoni, no? Della giornata e poi però non è che ti ricordi proprio di preciso se te vloghi tanto e fai vedere realmente qualcosa, cioè condividi davvero momenti della tua giornata e non magari parli e così e basta, ma condividi proprio effettivamente momenti della giornata. Poi io arrivo in editing e non mi ricordo, cioè è una sorpresa rivedere anche la giornata che ho passato e niente ragazze, mi vado a fare la tisanina e continuo con la tra virgolette manicure, ma faccio un qualcosa di molto veloce e per l'ennesima volta ho dovuto accorciare tantissimo le unghie, spero che non mi si spezzino più perché mi sono alquanto scocciata, ma col freddo a me così fanno, magari sono tutte perfette e poi all'improvviso zacchete, mi si rompono nell'angolo parecchio e quindi le devo per forza accorciare. Alla fine ho messo un color nude, questa è la seconda passata, ti prego asciugati velocissimo che Mattia si sta per svegliare, e ho messo il 116 Café de Nuit, che c'è anche in gamma permanente dei L'Oreal, questi L'Oreal, dei L'Oreal, questi qua ad olio. E ora faccio asciugare la seconda passata e vi ricordo che ho fatto un video sulla mia manicure, sui prodotti che utilizzo. Thank you.
Cioè, sta portando lui la videocamera. Col coso, col cavalletto. Dovrei avere un'altra roba qua che vi riprende lui che porta. No, vabbè. Che ragazze, è sera e non sono riuscita a riprendere tanto altro. Ho dato da mangiare a Mattia, abbiamo mangiato noi. Cucù! Ci siamo tutti e due. Mi sono fatta la doccia e poi niente, adesso sono più delle 9, saranno le 9:30. Niente, vi saluto e grazie della compagnia. Vado a vedere la che cosa sta succedendo e niente, vi mando un bacio grande.